Ennio Marino, presidente di Ancia Imperia, l'associazione dei costruttori edili. Oggi vi siete incontrati con geometri e ingegneri per approfondire un po' questo discorso del prezziario regionale. Ecco, intanto partiamo da lì. Che cos'è questo prezziario, questo strumento che dovrebbe essere un po' la base del vostro lavoro? Assolutamente sì. Allora, il prezziario regionale nuovo, edito dal giugno 2016, che è andato a sostituire il vecchio prezziario delle Camere di Commercio. Diciamo che è uno strumento fondamentale per le imprese e per le amministrazioni e stazioni appaltanti. È quello che cerca di mettere in evidenza e di esprimere con chiarezza quali sono i prezzi medi di riferimento per le opere pubbliche ma anche private, sulla quale i professionisti, ed è qui che abbiamo voluto incentrare la riunione di oggi, sulla quale tutti i professionisti poi dovrebbero andare ad incidere in base alla soggettività dell'intervento, valutando rispetto a questo prezziario che è medio di riferimento delle situazioni critiche di negatività, quali la distanza, la quantità degli interventi, quindi se sono 3 metri di asfalto o 3.000, è chiaro che incidono in modo notevole sul prezzo. Ecco, questo prezziare, questo incontro di oggi era per fare chiarezza su queste situazioni, su questi aspetti prettamente tecnici. Insomma, per spiegare anche giustamente a chi fa i progetti, a chi prepara magari i preventivi, di capire qual è il riferimento sul quale basarsi, per non trovarsi poi con delle discrasie anche magari molto forti. Sicuramente questo era l'obiettivo. Direi che, visto anche il confronto finale, direi siamo arrivati all'obiettivo che ci eravamo prefissi. Inoltre, da maggio 2017 è per legge dello Stato italiano obbligatorio utilizzare il prezziario regionale nuovo, l'ultimo in uscita, e ancora oggi abbiamo alcune amministrazioni che hanno un loro prezziario che è inadeguato sia come contenuti e anche come tempistica, quindi che non va più assolutamente autorizzato, e oggi è stato ribadito in modo netto e chiaro anche dai funzionari della Regione. Ecco, questo è un aspetto importante, Presidente, perché significa poi incidere in quelle che sono le gare d'appalto da parte degli enti pubblici, perché i lavori pubblici prevedono delle basi di gara sulle quali puoi fare le offerte, se sono sfalsate già all'origine diventa un grosso problema. Sì, è chiaro, è indubbio che il prezzo corretto già in fase di gara è fondamentale, perché se partiamo con un prezzo a base d'asta sbagliato, già le imprese purtroppo per sopravvivere applicano e mettono in atto delle scontistiche a volte impressionanti, e lo fanno purtroppo dettate dalla necessità di far sopravvivere le aziende, di tutelare i propri dipendenti sul territorio. Le darei qualche dato: in cassa edile nel 2008 erano iscritti 5.800 addetti in edilizia, muratori, carpentieri, manovali e quant'altro. Di settimana scorsa siamo 1.640 iscritti, una cosa tremenda, vuol dire che ogni anno l'edilizia perde circa 650 dipendenti. Come uno stilicidio costante. Assolutamente, perché l'artigiano ne lascia a casa uno, l'altro due, l'azienda più strutturata 3-4. Tutti i giorni abbiamo aziende che firmano contratti per messa in cassa integrazione o peggio ancora per licenziamenti. Quando anni addietro l'Agnese ha chiuso, e con tutto rispetto per i lavoratori dell'Agnese, che erano 94 mi pare di ricordare, la cosa ha fatto scalpore, notizia sui giornali a livello regionale. Noi perdiamo 650 circa dipendenti ogni anno come comparto edilizia, non facciamo notizia. Perché sono una morte silenziosa. Silenziosa, come la neve, piano piano, e poi c'è il metro di neve, diciamo, ma è scesa. Stessa cosa, uguale. Ecco, Presidente, ma gli appalti sono anche adeguati, voglio dire, già ce ne sono pochi, perché oggi opere pubbliche non è più come un tempo, le amministrazioni non hanno soldi, non c'è un po' il rischio di andare a questa corsa al risparmio a tutti i costi, poi magari ci ritroviamo aziende che arrivano anche da distante a fare lavori qui e poi succede che magari, l'abbiamo visto in Italia, i ponti cadono. Sì, allora vabbè, la tematica è molto complessa su questi argomenti.
Allora, sicuramente il nostro territorio in questo momento è un territorio di conquista per aziende da tutta Italia che hanno esattamente le nostre problematiche. Come c'è poco lavoro da noi, ce n'è anche in altri territori. È chiaro che da noi, senza una tutela adeguata da parte delle nostre amministrazioni del territorio, è chiaro che siamo diventati terreno di conquista. In più, col nuovo codice degli appalti che ha messo in atto un meccanismo di sorteggio in virtù di trasparenza, di concorrenza, ha messo in atto un meccanismo di sorteggio per le aziende per partecipare alle aste, che è molto dannoso per le nostre aziende del territorio, perché noi siamo pochissime, oramai ci contiamo sul palmo di due mani, quindi essendo pochissime aziende, a fronte di un numero molto molto più elevato di aziende che arrivano da fuori, quando c'è l'estrazione le aziende del territorio rimangono sempre al palo e il più delle volte sono sorteggiate per partecipare a delle gare aziende che arrivano da fuori territorio, che sono numericamente di più, è un discorso di numeri, e quindi il nostro territorio si sta impoverendo giorno per giorno sempre di più in virtù di un discorso di trasparenza che per carità ci sta, di concorrenza che ci sta, però bisognerebbe in qualche modo tutelare anche le aziende del nostro territorio, perché le aziende, ripeto, dell'edilizia del nostro territorio sono quelle che poi danno anche un indotto a tutto un mercato parallelo, voi le rivendite di materiali, il marmista, chi fa serramenti, quindi c'è tutto un indotto che anche questo sta tracollando perché viaggia di pari passi con l'edilizia. Un effetto domino in buona sostanza. Certamente. Certamente, speriamo che cambino le cose e che i nostri amministratori locali e regionali ci diano una mano. Ci pare che la regione con alcuni interventi stia andando nella direzione di tutelare le aziende locali, perché su alcune cose tipo i dissesti idrogeologici e su altre argomentazioni specifiche la regione ha già firmato delle convenzioni dove le aziende ammesse a partecipare alle gare il 50% è di tutto il territorio nazionale, ma il 50% è del territorio specifico dove si eseguono le opere. Questa è già una cosa che in qualche modo va ad aiutare le aziende del territorio. Speriamo che la regione continui a sostenere questa idea, questa linea, proprio per dare una mano qua, perché se no nel giro di pochi anni purtroppo anche le poche aziende rimaste saranno costrette a tirar giù la saranda. L'architetto Silvia Risso è la dirigente del settore edilizio della regione Liguria. Ecco, abbiamo sentito che è una regione che ultimamente sta un po' guardando con interesse alle imprese del territorio, questo è molto importante perché il presidente di ANCE ci stava lanciando un grido d'allarme, imprese che vanno sempre a diminuire, addetti che vanno a diminuire in questo comparto e anche difficoltà per le gare d'appalto per tante aziende che per le regole arrivano da fuori e quando c'è un sorteggio numericamente sono maggiori di quelle locali, così. Ah, sì, devo dire che effettivamente c'è stata una grande attenzione, una grande consapevolezza della situazione economica di cui il settore dell'edilizia è uno dei settori trainanti e quindi sia dal punto di vista del mettere in campo più risorse possibili che vadano quindi sul territorio, che portino degli effetti positivi per l'occupazione, sia in termini di adozione di atti di riferimento, quali per esempio l'ultimo atto che è stato adottato, gli ultimi due, cioè sono delle linee guida che riguardano sostanzialmente gli appalti per la difesa del suolo e per la gestione degli elenchi degli operatori economici, finalizzati proprio a dare degli indirizzi che possono tutelare in qualche modo l'occupazione locale, il tessuto imprenditoriale che sappiamo essere così sofferente. Ecco, oggi l'incontro era invece dedicato chiaramente a questo preziario regionale, il nuovo strumento, ma forse dovremmo anche ribadire lo strumento unico di riferimento, perché mi pare che ci sia un po' di confusione in merito. C'è stata un po' di confusione perché effettivamente la normativa antecedente al 2016 non era così stringente e non lo indicava come unico strumento di riferimento. La normativa statale e di fatto già quella regionale precedente comunque ha proprio attribuito alla regione il compito in via esclusiva di predisporre il prezzario e quindi di predisporlo, tra l'altro d'intesa con il provveditorato interregionale opere pubbliche, intesa che la nostra regione ha siglato proprio lo scorso anno prima della messa in linea
linea, a titolo gratuito peraltro sul sito regionale del prezzario, e quindi l'utilizzo è ormai obbligatorio e non, diciamo, non è ammessa la deroga, quindi utilizzo di altri listini, se non formulando delle analisi prezzi, cioè facendo delle analisi specifiche, perché non si rinvengono nel prezzario le voci che servono per il progetto. Ecco, architetto, questo è molto importante perché soprattutto per gli enti pubblici, per le gare d'appalto, avere un riferimento su quelli che sono i costi reali serve a dare una base d'asta che sia un po' attinente alla realtà. Poi è chiaro che ci sono le specificità e tante variabili che si possono inserire, ma avere un'idea di quello che mediamente costa un lavoro serve anche per magari far scattare qualche campanello d'allarme se ci sono dei ribassi troppo elevati, perché questo è già successo. Purtroppo la dinamica dei ribassi è influenzata da fattori diversi da quelli dell'effettivo costo per la realizzazione, e i fattori sono quelli sostanzialmente di un mercato in cui, essendo la competitività basata non su elementi spesso reali e su aspetti, diciamo, anche di concorrenza sleale, costringe anche a dei compromessi, mettiamolo in questi termini. In realtà poi l'analisi della dinamica dell'andamento degli appalti fa comprendere come poi nella sostanza, al termine, alla conclusione dell'opera, il costo sia comunque sostanzialmente quello che è del prezzo di riferimento, che riflette prezzi di mercato. Le rilevazioni sono fatte su base reale, quindi rispetto al listino su cui si applicano gli sconti vengono effettivamente già applicati gli sconti in fase di rilevazione, quindi diciamo lo sforzo che stiamo facendo insieme a tutti è quello di renderlo coerente con la realtà, e quindi ci auguriamo che chiaramente condividere anche questa prassi con questa modalità con cui noi abbiamo deciso di condividere anche in modalità informatizzata il prezzario consenta di costruirlo insieme senza contrapporsi, in modo tale che rifletta effettivamente le condizioni reali del mercato. Anche perché nella migliore delle ipotesi magari capita che io offro la metà degli altri, poi non riesco a fare il lavoro e si bloccano i cantieri. Nella peggiore che io li faccia come non vadano fatti e poi vediamo cadere i ponti, voglio dire. Quindi soprattutto per le opere pubbliche credo che ci voglia grande attenzione. Ci vuole grande attenzione e ci vuole lavoro di squadra, cioè in questo, come è noto, il prezzario è uno strumento, quindi non può risolvere dei problemi che sono ovviamente, hanno sede altrove, però bisogna fare un po' appello tutti a proprio senso di responsabilità, quindi di riuscire a prendere con grande serietà un ruolo importantissimo, cioè si parla di opere pubbliche, quindi si parla di risorse pubbliche, quindi si parla di risorse di tutti, no? Che spesso quando i soldi sono di tutti sembra che non siano di nessuno, e soprattutto di oggetti che poi nel nostro territorio rimangono, che vengono utilizzati, e quindi bisogna avere un po' di consapevolezza, io dico da architetto, anche degli aspetti estetici che spesso vengono non considerati, ma soprattutto degli aspetti sostanziali, quindi ognuno nella filiera della realizzazione, dal progettista, quindi la stazione appaltante in generale, quindi a chi mette in campo le risorse che siano congrue, coerenti e sufficienti per realizzare l'opera, a chi dirige l'opera, quindi tutti devono fare il proprio appello alla propria correttezza, al proprio senso di responsabilità, alla propria professionalità, per far sì che, diciamo, questo ciclo sia virtuoso per arrivare a delle opere che siano effettivamente funzionali, utili e che non ci poi espongano al rischio di finire all'onore delle cronache, meno che mai nere. Certo, ragionamento assolutamente saggio e condivisibile. Infatti lei parla di tecnici, giustamente qui nella sede di Confindustria Imperia oggi avete incontrato i tecnici, immagino spiegando anche che, insomma, questo prezziario dà un'idea dei costi medi, dei prezzi medi per i vari interventi in edilizia, ecco, non è che ci sono delle basi fisse e strette, c'è un margine sul quale spostarsi, perché poi chiaramente bisogna vedere le quantità del lavoro richiesto, bisognerà vedere anche se ci sono costi aggiuntivi magari per un territorio che può essere meno agevole di un altro nel quale operare, ecco, credo che questo spazio di ragionamento ci sia. Sì, lo spazio è proprio questo, perché proprio lo scopo del prezzario è dare un riferimento medio, non può contemplare qualsiasi situazione, perché il progetto è caratterizzato da una unicità nel suo genere e da una sua peculiarità. Quindi è uno strumento che supporta il progettista per disporre il computo metrico come riferimento laddove si trovi in quelle condizioni medie. È evidente che non poteva essere il prezzario realizzato contemplando soltanto condizioni estreme, né in un senso né nell'altro, e quindi ci si pone nelle condizioni dove mediamente la maggior parte degli interventi ricadono.
dando però, mettendo quindi in chiaro le analisi di formazione del prezzo, dando al progettista gli strumenti per costruire un'analisi modificata in funzione della peculiarità dell'intervento che ha progettato. E questo che non fanno tutte le regioni, perché chiaramente è un atto di grande trasparenza, in realtà è uno strumento di grandissimo aiuto per i progettisti, perché li aiuta proprio a costruire delle analisi personalizzate laddove questo fosse ovviamente necessario. E anche sicuramente a rendere un progetto che stia un po' nei budget, tanto sia un privato quanto un ente pubblico, che stia nel budget pensato dal committente, che non diventi solo un progetto di sogni, ecco, non realizzabili poi per i costi. Noi stiamo anche lavorando, come avevamo fatto sul, si chiamava allora, prontuario per la preventivazione rapida, diciamo uno strumento per una quantificazione dei costi degli interventi in via sommaria, quello che si chiamava progetto preliminare, che adesso si chiama progetto di fattibilità tecnico ed economica, e che quindi consente di quantificare in via sommaria i costi degli interventi in modo tale da allocare le risorse correttamente, non in funzione, perché se uno ragiona sul fatto di quante risorse ha a disposizione, allora deve ragionare su che cosa può fare con quelle risorse, non pensare di fare altro. Quindi questo è un, anche su questo noi ci poniamo nell'ottica di dare uno strumento di supporto che era stato utilizzato in allora per la gestione dei danni alluvionali, che aveva avuto un discreto successo basato sull'esperienza di tutte le persone, i tecnici che avevano partecipato alla stesura. Quindi l'anno prossimo, perché ormai siamo a fine anno, dobbiamo chiudere con la versione di questo prezzario, rilavoreremo su questa parte che riteniamo fondamentale, soprattutto nell'attività di programmazione che adesso tra l'altro è diventata cogente anche per servizi e forniture, quindi è particolarmente importante per la pubblica amministrazione programmare la spesa.